Ciao ragazzi, sono Ben, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi, live reaction di Juventus Udinese dall'Allianz Stadium. Ma qui oggi per l'introduzione ragazzi c'è un mio amico, uno che per la prima volta ho visto, proprietario della pagina su Instagram di... Dal Vangelo secondo Del Piero. Ragazzi, pagina bellissima su Instagram, vi lascio anche il nickname qua, mi raccomando andatelo a seguire che è un bravissimo ragazzo. Juventino, torna in stadio dopo tre anni. Tre anni torna allo stadio, ragazzi, speriamo che porti fortuna. Sì, per dai, ora sì, ha sempre portato fortuna allo stadium, quindi vediamo di non denigrare le tradizioni. Marco, per ora 2 su 2, quindi vediamo. Speriamo bene. Ragazzi, speriamo in bene, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate con il vostro migliore in campo e facciamo anche il peggiore. Eppure il peggiore in campo, fateci sapere qua sotto con un commento. Detto questo, entriamo all'Allianz Stadium, c'è una partita da vincere, 3 punti da portare a casa, dai ragazzi. E quindi ragazzi, facciamo il nostro ingresso all'Allianz Stadium per Juventus Udinese. Forza ragazzi. Siamo pronti per il riscaldamento dei ragazzi, per l'inno, per le formazioni e poi per iniziare Juventus Udinese, partita importantissima per arrivare poi alla partita contro Napoli, dove lì davvero bisogna portare almeno il pareggio a casa, ma anche là la vittoria. Partiamo però da stasera, continuiamo fino a stasera, portiamo a casa oggi per voi. Juventus! Prima di andare avanti con la reaction però ragazzi, ho assolutamente bisogno di voi. E adesso vi spiego subito perché. Questo perché è da un po' di tempo che sto giocando a Football Team Game, un browse game, quindi che non necessita di scaricare nessuna applicazione. Ovviamente è totalmente gratuito e potete giocarci tramite il vostro computer, il vostro telefono, il vostro iPad, dove volete voi. Ed è un gioco che vi dà la possibilità di creare un vero e proprio campionato di calcio. Potete creare la vostra squadra, migliorare il vostro stadio, personalizzare i vostri atleti e allenarli per renderli il più forti possibile. Ma la cosa più importante, ed è per questo che ho chiesto un vostro aiuto, è che ho creato un mio team che si chiama Denve, nel quale ho bisogno di voi, ho bisogno che entriate a giocare con me. Come vedete per ora il mio team è ancora vuoto, deciderò chi saranno i prescelti ad entrare all'interno del team Bembe per giocare nella mia squadra. Ovviamente potete anche crearvi voi il vostro team con i vostri amici, però io non so quanto vi convenga. Quindi mi raccomando, unisciti anche te a Football Team Game dal link che ti lascio qua sotto nella descrizione. Vi aspetto sul gioco per giocare con me oppure contro di me. Allenatore Massimiliano Allegri. Il numero 1 Wojciech! Numero 5 Manuel Locatelli. Numero 6 Da Silva Danilo. Numero 12 Alex Sandro. Iniziamo l'anno bene. Numero 17 Filippo Rossi. Numero 22 Angel Viva. Numero 24 Daniele Rugani. Numero 25 Adrien Fabio. Ecco pallone, continua così. 7 Chiesa. Ore. 14 Milik. Ore. Ancora una volta fino alla fine. Forza Juve. Abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste. Ritorneremo, fare di te la squadra che sei. Juve, storia di un grande amore, bianco che abbraccia in nero, coro che si alza da me. Due giganti della nostra storia. Il 5 gennaio ci ha lasciato Ernesto Castro, grandissimo difensore nella Juve degli anni 60. Ieri abbiamo dovuto separarci da Luca Vialli. Sera sei qui
da qualche parte in mezzo a noi. Siamo venuti qui in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai e non smetteremo mai di volerti bene così come è stato fin dal primo giorno. Sei stato per noi una guida in campo e fuori, compagno di spogliatoio, di vittoria, capitano, amico. Nessuno potrà mai scordare la tua sottile ironia, la tua classe, il tuo carisma, la tua tenacia. Nessuno potrà mai scordare le emozioni che ci hai regalato con le tue giocate e i tuoi gol. Ci mancheranno tanto i tuoi sorrisi. Ora siamo qui, tutti insieme, allo stadio, pronti ad abbracciarti, così come siamo sempre stati pronti ad esultare ad ogni tua prudenza. Ciao capitano, fai buon viaggio, ti vogliamo bene. Ragazzi, è iniziata la partita. Mettila! No! Madonna, stava per segnare Rugani! Dai, mettila bene! Dai, anche mettila bene! No! Mamma mia, Rugani sta per segnare di nuovo! Becker, Becker! Di Maria, sveglia, poi se c'hai voglia. Ragazzi, primo tempo osceno, bruttissimo, 0-0. Vediamo di svegliarci nel secondo tempo, perché ragazzi, primo tempo imbarazzante, davvero, abbiamo creato zero occasione, zero tiri in porta. Svegliamo. Iniziamo il secondo tempo, sveglia. Attiviamo! Moise! No! Non ci credo! Dai! Guarda che non accompagna! Di Maria che non accompagna! Via! Bella, diretta in cima! E poi cagarci sopra quando siamo lì, direi che non è incisivo, sbaglia sempre. Provala sbaglia, mettila, no, abbottati, dai Danilo, fai quello che ti hanno annullato con l'Inter, fai quello che ti hanno annullato con l'Inter, Danilo, eccolo lì, Camadosca. Messo la...
È regolare, bravo Paredes, hai messo una palla della Madonna, bravo, Chiesa, bellissimo salvamento, e bravo anche la mia federazione, grande Dante. Immagino! È finita! 1-0! Grande Dani, mio capitano! Che la risolve lui! Bravi ragazzi, mamma però ragazzi, che sofferenza ragazzi! Perdiamo ogni volta 100 anni di vita! Ogni volta perdiamo 100 anni di vita, porca miseria! Però bravi ragazzi, 3 punti! 3 punti, dall'80esimo in poi diventa la zona ortomuto, ormai siamo abbonati allo 0-1. Bravi ragazzi, mamma mia, meno male, sono contento, meno male, perché se no era davvero un peccato assurdo non portare a casa 3 punti da questa partita. Era davvero un peccato non vincere questa partita, per fortuna siamo riusciti a vincere. Quindi bravi ragazzi, anche se, come ho già detto, sofferenza, è il primo tempo male ragazzi, il primo tempo molto male, però per fortuna l'abbiamo portato a casa. Continuiamo così e speriamo per il Napoli, e sempre, forza!